Allora, altro giro, in questo caso mi trovo con Claudio del Sembeses Chorus e Marzia. Allora, Claudio e Marzia, abbiamo verificato proprio poco prima di cominciare questa intervista, loro mi hanno detto: ma le immagini che abbiamo fatto a Milano non ci sono più? Ci sono, le abbiamo e quindi sono reperibili sulla mia pagina YouTube Max Rigano, però adesso facciamo un'intervista per sapere intanto questo coro, dove vi possono trovare, dove possiamo venirvi a sentire? Allora, noi abbiamo un sito internet che è www.sembeseschorus.it. Siamo di stanza in via Iaraca numero 4, che è presso la chiesa, Milano. Sì, a Milano, che è presso la chiesa di San Basilio. Sì. E facciamo le prove tutti i martedì sera e occasionalmente facciamo anche dei concerti in teatri, cinema. Allora, chiedo, siccome il pubblico va aiutato, no? Allora, mi puoi sillabare il nome del coro in modo tale che chi vuole può andarsi a vedere i video e a sentire le cose che voi fate? Sì, in pratica è San Basilio in inglese, perché è Saint Basil Chorus. Oh. Ecco. Saint Basil Chorus. A questo punto, intanto raccontami tu come donna perché hai deciso di entrarci? Perché volevo stare un po' insieme a delle persone che erano nella mia zona e allora ho detto, siccome so la musica, ma anche chi non sa la musica può trovare un'esperienza nuovissima e cantare insieme ad altre persone, trovarsi, fare amicizie, dai grandi ai piccoli, perché abbiamo anche ragazzi che hanno cominciato con noi che sono alle elementari, alle medie, sono cresciute, adesso sono più alte di me e quindi abbiamo sempre un ricambio generazionale e anche uomini che si fermano con noi perché anche se sono nati in pensione decidono di continuare questa attività e questa amicizia con le persone che hanno conosciuto. Senti, io lo dico spesso, Platone diceva che la musica è la capacità di riuscire a poter sentire l'anima, è il linguaggio dell'anima, no? Esatto. Mi racconti che cos'è per te la musica? Allora, io anzitutto ho cominciato a suonare la chitarra nel 1970, che non è poco. Ti sei preso gli anni migliori, diciamo. Sì. Led Zeppelin, Pink Floyd, vabbè. No, beh, ma con la barba bianca, ma quell'epoca ero veramente un bambino, e quindi non conoscevo Led Zeppelin e Pink Floyd, sono arrivati molto dopo nella mia cultura musicale. E quindi diciamo che poi chitarra, batteria, un po' di basso, poi ho cominciato a cantare nel 1979 con questo coro, che nel tempo si è evoluto fino agli anni 2000, dove è diventato un coro gospel, per cui non solo si canta con l'anima, ma si prega, per cui è una cosa, un'esperienza unica, cantare gospel è veramente molto bello. Poi l'esperienza della Gospel Connection con dei pastori americani che sono venuti in Italia, che c'è tutti gli anni, però quell'anno nel 2011 l'hanno fatta a Milano, ha dato un'emozione grandissima. Abbiamo anche partecipato a una serata in una Gospel Connection e siamo stati apprezzati, insomma. Beh, devo dire, per chi come me, come loro ovviamente, ama il gospel, i concerti gospel sono una cosa meravigliosa, se poi una persona crede anche, è un momento di veramente di grande spiritualità. Non so se a te mai è capitato di andare ad Harlem negli Stati Uniti, a New York, a me è capitato il giorno in cui è morto James Brown, quindi andare in una chiesa e vedere l'incredibile rapporto, l'energia che si crea in quegli ambienti è pazzesco. Infatti è un nostro sogno, lo realizzeremo, quello di andare in America. Adesso abbiamo una nostra solista che sta studiando e sta diventando una cantante anche famosa in America, ci sta preparando le basi e noi partiremo e andremo là perlomeno a fare una cosa insieme a loro, ecco. Allora, a chiudere, prossimo concerto? E non lo sappiamo ancora perché sicuramente dicembre, Natale, vuoi non fare gospel? Ok, allora ragazzi, venite, continuate a seguire il coro San Basil su www.saintbasilschorus.it, dove noi pubblichiamo gli eventi e se volete anche in Facebook, Instagram, ci trovate ormai tutti i social. Vabbè, comunque in ogni caso venite a cercarmi anche sulla pagina di Max Rigano su YouTube oppure su Facebook Max Rigano News, mi trovate anche lì, trovate anche loro e vediamo di organizzare magari soprattutto se volete venire a cantare We Want You. Esatto. Ah, però. Alleluia.